Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Iniziamo dall'udienza generale di ieri, nella quale Papa Francesco ha concentrato la sua catechesi sul tema beati i morti che muoiono nel Signore. Il Santo Padre ha ricordato che la morte mette a nudo la nostra vita, ma Gesù ci spinge ad avere speranza nella risurrezione. Un passaggio delle parole del Pontefice. Ognuno di noi pensi la propria morte. E si immagini quel momento che avverrà quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà: vieni, vieni con me, alzati. Lì finirà la speranza e sarà la realtà della vita. Pensate bene, Gesù stesso verrà a ognuno di noi e ci prenderà per mano con la sua tenerezza, la sua mitezza, il suo amore. E ognuno ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: alzati, vieni, alzati, vieni, alzati. Risorgi. Poco prima dell'udienza generale, Papa Francesco ha ricevuto i delegati della World Conference of Religions for Peace, ricordando loro che chi compie violenza in nome della religione offende Dio. Il servizio dalla CTV è di Benedetta Capelli. Vediamo. Nella costruzione della pace, le religioni, con le loro risorse spirituali e morali, hanno un ruolo particolare e insostituibile. Esse non possono avere un atteggiamento neutro e ancora meno ambiguo riguardo alla pace. Chi commette violenza o la giustifica in nome della religione offende gravemente Dio, che è pace e fonte della pace, e ha lasciato nell'essere umano un riflesso della sua sapienza, potenza e bellezza. Papa Francesco, ricevendo i delegati della World Conference of Religions for Peace, prima dell'udienza generale, ha ricordato che la pace è un dono divino e una conquista umana, che si fa artigianalmente, con il cuore, con la mente e con le mani. Il pontefice ha anche invocato uno sforzo comune tra le religioni per promuovere l'ecologia integrale e un'alleanza morale, basata sul rispetto della dignità della persona e la cura del creato, sulla scia di tanti buoni esempi in molte parti del mondo, dove insieme, credo diversi, si oppongono ai conflitti violenti. Questa mattina, nella messa a casa Santa Marta, Papa Francesco ha ricordato che quando manca la vicinanza di Dio e quando manca la preghiera, non si può insegnare la dottrina e neppure fare teologia, tantomeno teologia morale. Un estratto dell'omelia del Santo Padre. Tre mesi fa, in un paese, in una città, una mamma voleva battezzare i figli, appena nato, ma lei era sposata civilmente con un divorziato. E il parroco ha detto: sì, sì, al bambino lo battezzo, ma il tuo marito è divorziato, rimanga fuori, non può essere presente alla cerimonia. Questo succede oggi. I farisei, i dottori della legge, non sono cosa di quei tempi, anche oggi ne sono tanti. Per questo è necessario pregare per noi pastori, pregare, perché non perdiamo la chiave della conoscenza e non chiudiamo la porta a noi e alla gente che vuole entrare. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a martedì prossimo. Join me for a blessed journey, a pilgrimage of a lifetime to God's country, to the Holy Land. saltandlighttv.org/blessedjourneys. Shalom and salam.